Infatti li sento su YouTube, mi piacciono veramente assai. Poi cioè, pare paradossale, ma una stronzata nata così perché durante il lockdown non avevano niente da fare. Mi si è accanto a Sea Shanties, mi sembra Si sono giusto. messi a cantare Sea Shanties. Sì, è giusto, è giusto. Noi invece che abbiamo fatto durante il lockdown? Un cazzo. Abbiamo Vabbè, durante. bestemmiato per giocare su TTS. Mamma mia, quante estime. Ogni tanto ci gioco. Infatti, ogni tanto ti vedo. Sta giocando a Tabletop Simulator. Perché? Perché ti infliggi questo male? Vabbè. O vado a Nettuno come domani o gioco su Sì, TS ma non lo dirà come nessuno. non lo dirò Nettuno. Va Non ti bene. ascolto. Eh? No? No, Io no. ho sonno, risparmio. Perdonami. Perdonami, Ci può stare. madre. Pormi vita loca. Visto da Davide, non me li hai commentati il progetto Magneto, tu. Visto che stavamo insieme ieri, insieme ai ragazzi, belli, belli, ma pazzissimo proprio. Io ho bestemmiato e ho Ma fatto. sì, che ci ho messo un'oretta. Che ci vuole? Effettivamente Ci vuole? Che ci c'è vuole? No, no, sono belli i miei ragione. autarchi Ma è virtuali. come al solito, adesso se provi a passarli nel bagaglio a mano esplode. Lo stress autarcos. Ora devono fare solo quello in moto, mannaccia loro. E poi siamo felici. Vabbè, Proposito, puoi tranquillamente prendere una. ora che siamo live da un bel po', ve lo posso dire. Settimana scorsa vi ho detto una cazzata sugli Elder. Cosa? Potremmo aver dette tante, Potrei, quindi. però una specifica, i poteri di Esarchi non sono duplicabili. Ne puoi avere solo uno per tipo e non può esserci più di un Crimson Hunter Esarca per armata. Ottimo, ottimo. Quindi non ci stanno più i tre Crimson Hunter Extra, cioè i tre No, no, normali. esatto, no, non puoi. Ma A parte che comunque non si comunque sarebbe lo possono giocare stesso. tre. Comunque sarebbe, esatto, sarebbe lo stesso data sheet ora, visto che è un upgrade di quello là, non su due data sheet diversi. Vero, Ma comunque è vero. se Sì, ne ma possono comunque se giocare potevano due. giocare massimo due, quindi. Sì, Non è che io te. invece sono rimasto. Allora, io colpevolmente, nonostante i Crafter siano stati il primo esercito che abbia iniziato a giocare a Warhammer, della lore so relativamente poco perché non mi sono mai andato troppo a documentare. Io mi sono reso conto, andando a leggere, che il Crimson Hunter è un aspetto. Sì, è un gusto curioso aspetto che mi sa. Non lo sapevo questo di qua, è bellissima come Se cosa. ne sono inventati in sesta i guerrieri d'aspetto, che è un guerriero d'aspetto giusto perché dovevano dare aerei a tutti quanti. Cioè, si sono inventati gli aerei per tutti. E quindi ho E non detto, vabbè, facciamo che uno di quello degli Eldar è un guerriero d'aspetto. esatto, è quello, cioè ce n'è anche un altro, quelli che stanno nel Links, mi ricordo, è un altro aspetto Quelli che dei guerrieri stanno? d'aspetto. L'Aeroforge, guarda come si chiama? Quello Il là. Vampire Raider. No, quello piccolo, il taccino. Il Sì. Night qualcosa. Quello è un altro aspetto, quelli sono No, altri quello è un guerrieri. guerriero d'aspetto. No, quello non lo sapevo, era un altro guerriero d'aspetto. Ci sono Gli spettri sì, sono guerriero d'aspetto. non lo sapevo, buono a sapersi, Gli tanto spettri questo. sono guerrieri d'aspetto di Forgeworld. Sì. E c'hanno anche il principe Fenice. Quello il principe Fenice, ma anche ce ne sono un paio che non si conosco, cioè comunque non Ebon Talon. Avevo letti proprio ieri solo che stavo a Sì, fare l'aspetto. vabbè, ma quelli se li tengono conservati se vogliono tirare fuori uno. Questo è il nuovo guerriero d'aspetto che è sempre esistito. Noi ve l'avevamo detto 20 anni fa nella lore. Tipo il parassita Esatto, la quel parassita di Mortrex tirato fuori dal cilindro. Regà, quale personaggio di tirani di non abbiamo. È bellissimo. Quale personaggio di tirani bellissimo. di non abbiamo mai fatto? Il parassita di Mortrex, vai! Ho questo Malantai, quindi a me Malantai avrebbe citato assai, però questo è Vabbè, meglio ma che Manantai fondamentalmente è uno zoantropo. no, però è uno zantropo
Big. No, non è Big, semplicemente lo stronzo si era nascosto e, e non, si, non lo si trovava e ammazzava gente. Sì, infatti, io... Bello, bello, no, mi è piaciuto il vermone. Ma tu ne manchi visto Udata Shit Complete, già è una merda. Mighty, è su. Sta 30 punti. Esatto, sta 15 punti. diciamo le abilità che fanno Dot non mi dispiacciono. No, infatti. Poi detto al contrario, perché 1, 2, 3 finisce, 4, 5, 6 continua. Quindi tira alto, vai, vai, tira alto, vai. Avevo questo per le persone calde. Esatto, quelle con le manine calde. E i rumors lo danno sui 120. Rumors. Dopo una stagione di leak degli Eldar non credo più a niente. Perché vabbè, ci hanno azzeccato praticamente con tutto in realtà. Sì, 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 no, vabbè, ma io, appunto, ripeto, se non provengono più o meno dalle stesse fonti di... Che tra l'altro ho scoperto oggi aprendo per la prima volta il librettino dei punti del chapter. Che hanno due organi interni. Che uno si chiama Murnival e l'altro l'ufficio Assassinorum, mi pare. O il Ministorum. Che si occupano del playtesting. Okay. Ringraziamenti allora... al Murnival e agli operativi dell'ufficio Assassinorum per i servizi di playtest addizionali. Ok, perfetto. C'è anche un indirizzo così sappiamo dove andare. No, non credo che li doxino perché per ovvie ragioni, perché farli saltare in aria sarebbero in molti a volerlo fare. Però giustamente come diceva Sigler ieri sera, stava giocando contro Lennon, che lui in quanto vincitore di LVO dovrebbe fare parte del famoso team per fare i datasheet, per fare le balance dataset. Ottimo, e lui ha detto spingerò fortissimo per cambiare le regole dei Necron. Per di nuovo, i protocolli, non i protocolli di rianimazione, i protocolli di comando là, per sì, dire hai entrambe le abilità, vaffanculo. Sì, infatti. Cioè, senza stare introdotto dal Lord, che magari dice... quello magari. Vabbè, se hai entrambe le abilità, dai, ci sta che sta introdotto dal Lord. Però... A me il Lord funziona molto con Lord Bolla, perché effettivamente non essendo esseri senzienti... Sì, cioè, teoricamente di loro ci sta. Ma cioè alla fine, vabbè, sì, sì, a livello da lore sì, assolutamente, per carità, ma se dovessimo trovare spiegazioni di lore a tutte le regole, veramente ci campa cavallo. Ah, okay. Infatti la spiegazione di lore dei custodes che hanno i stratagemmi regalati, veramente non la capisco. Sì, è che dobbiamo fare sparato l'ultimo il Codex Imperium al solito, quindi. No, ma... come l'articolo di Gunhammer di oggi, alcune cose possono anche aver senso, ma le altre sono veramente a cazzo di cane. Devi stare zitto. Io sono un anno che sono stato zitto, ora tocca a te, devi stare zitto. Hai l'esercito sgravato, zitto. Ma non ho l'esercito sgravato, ho un matchup del cazzo contro i custodes. Dai. Vabbè, che è un altro matchup sgravato, cioè un altro esercito sgravato, quindi... Il matchup di merda contro esercito più forte vuol dire che non se ne... Anche i Drukhari avevano un matchup di merda contro il Mech quando era il Mech, quindi... No, ma guarda, il discorso del cioè, i cambi in punti ci possono pure stare... Ma andare a cambiare le regole dell'esercito mi sembra una puttanata incredibile. Zio, hanno tolto Corra i Talos per colpa di Manishima dei miei coglioni. Sì, dopo che ne abbiamo comprati quanti? Io ne ho 9 Talos e 6 Kronos. 9 Talos già li avevo. I 6 Kronos le presi. Perché fine ottava, giocavo 9 Talos. E quindi quelli già li avevo. Ho comprato 6 Talos, Ciro li ha finiti di dipingere, i 6 Kronos. Ciro li ha finiti di dipingere, i Kronos non sono più corra. Perfetto, scaffale, via! Ma non investire
per il futuro, per la ma no, ma sicuramente, infatti mica me li mi sono venduti, cioè me li tengo, buonanotte, un giorno li giocherò, magari un giorno decidiamo, impazziamo e decidiamo di giocare Apocalisse, c'ho 10.000 punti di trucare. Sì, infatti, assolutamente, è sempre un'idea che chissà, sotto effetto di qualche droga potremmo pure provare. Ah certo, ma così come ho tipo 15.000-20.000 punti di Eldar, certo non me li vendo. Ma magari posso togliermi qualcuno dei 27 tetri mietitori che ho al momento, più quelli di plastica che mi comprerò, però dai, non fa niente. Tanto chi cazzo, se li compra quelli di resina, quindi me li tengo, buonanotte. Li posso usare come soppunte per i tavoli, o no? Discord? Pronto? Raga? Sono rimasto da solo. Chat, mi sentite? Ok, sono rimasto da solo allora. E? Siete tornati? Si sono bloccati di nuovo. Discord? Ti prego, Discord, non fare così. No, non so perché siamo bloccati, okay. Ma ci senti tu? No, io non vi siete completamente bloccati. Ora vi... Ciro, muoviti però, non fare la statuina, mannaccia al cazzo. Mi confondi. Stavo cercando di capire che succede. L'importante è che siamo tornati. Ma non ce ne siamo mai andati. Noi continuiamo a sentirti. Sì, sì, ma perché già ieri Discord ha avuto qualche problemino. E per di più, io e Davide tra di noi riuscivamo a parlare. Perfetto. Bravo Discord, così si fa. Ok, sì, ci fa venire un colpo, sì. Comunque stavo dicendo, io nel mio ultimo post di cerco mi sono scordato di scrivere che non cerco stampe 3D. Errore madornale. Devo fare il prestampato... la prossima volta. Va bene, dai, iniziamo. Sono aggiornamenti alla lista stereotipiche che trovate sulla pagina Facebook, perché era da un po' che non le aggiornavamo. Alcune non le aggiorneremo perché non ha senso aggiornarle, tipo i Marine, cioè magari aggiorniamo solo la Deathwatch che si sta giocando, ma gli altri non si stanno giocando, che cazzo le aggiorniamo a fa? Altre invece le aggiorniamo perché si stanno giochicchiando o si stanno giocando molto, tipo i Tau. Non ho fatto quella Drukhari, vabbè, vediamo se ci arriviamo alla fine di queste. Poi faremo un'altra puntata per aggiornare anche il resto. La tier list, sì, manca... io voglio aspettare che entrino gli Eldar nel meta. Eldar Lecchini, ma a parte il fatto che a breve ci sta il Bearina e l'Adepticon. Se i tier non escono sta settimana, cioè se non li annunciano il pre-order per settimana prossima, si potrebbe fare anche settimana prossima o quella dopo al massimo la tier, per vedere che impatto hanno gli Eldar sul meta. Sì, perché magari se non annunciano tier questa settimana, oppure se non annunciano tier questa settimana, noi settimana prossima possiamo fare la seconda puntata di Lista in Tips, aggiornando il resto delle liste, e la settimana dopo, che probabilmente annunceranno i tier, facciamo la tier list prima dell'uscita di Ranidi. Esatto. La tier list o la tier list? Con i tiranni di tier. La tier list, sì. Non ti chicco solo perché siamo in live. Non ti chicco perché sennò si sminchiano le telecamere. Esatto, si sminchiano le grafiche, è tutto un bordello. Ci sta assolutamente. Ma mi autochiccherei io, quindi figurati. Già c'è sasso piccolissimo. Che ora non so. Che ora ho corretto. Va bene, iniziamo da l'elefante nella stanza. Stavamo parlando di esercito spanato. Uno dei due elefanti nella stanza. Sì, iniziamo subito con i Tau, giusto? Oh yes. Yes. Ok, perfetto. È successa la grafica? Ok, perfetto, va bene. No, ha aggiornato Sasso. Okay, aggiornato Sasso. Ha fatto il backup dell'IA di Sasso. Ok, allora chi apre le danze? L'ho scritta io, però è praticamente la lista di Harpster che ha fatto strada. Dopo che Harpster ha vinto il torneo con questa, Sigler ha detto: "Uè, why you bell sta lista?" Vabbè, probabilmente se la sono pensata assieme.
Esatto, c'è Ma, un sicu pochino di ma Sigler sicu in creazione. sicuro quelli di Art of War ci avranno il cogitator. Però mi pare che Six c'aveva una squadra di cani in meno, sbaglio. No, Sigler ha sempre tre. Tre squadre da Sì. quattro, no, me ne sono perse io. Sigler, no, Sigler ce n'è una in più. Ah Sono. sì? C'ha quattro squadre di cani? No, tre squadre di cani. No, no, cani, sempre tre. Ah, non Pardon, avevo parlando capito di di cani. Crisis. No, parlando di... Va Ma bene, come si comunque la lista si spiega da sola. Quante Crisis posso mettere? Di più. aspetta, aspetta, aspetta. In realtà la lista non è che si spiega da sola, anzi, molta gente ha difficoltà a capire che gli eterei possono entrare in farsetta Ah, alleato su quello sì. e non come si chiama. Quindi diciamolo perché è E importante perché comunque. questa La qua è lista è Farsight, Farsight, però no, Farsight Allied World. cioè non è Farsight, quindi non sfrutti i bonus di Farsight. Non è vero. Non Sì, sfrutti il doppio comandante di Farsight. esattamente, il Sti doppio comandante è il bonus di cazzi. Il tratto Farsight. di Farsight ce l'ho, quindi. No, però nel senso, quando sul Codex Dao ti dice se prendi Farsight puoi mettere due comandanti in ogni distaccamento, non puoi avere l'Eterio. Esatto, quella parte la ignori perché non sei Farsight, effettivamente. Però hai tratto, stratagemma, tratto il Warlord, reliquia, tutto. Però sostituisci Eterio. la keyword Farsight Enclave con quella detta che dici tu. Io questa la voglio chiamare Ciccio Pasticcio Ciccio Outer World. Pasticcio saranno Ciccio Pasticcio Allied World. Però avranno la regola di Farsight, lo stratagemma Drop Zone Clear, gli artefatti, Reliquia. grazie, esattamente, infatti. E questa è già di base come concetto. E quando io ho visto che si poteva fare sta cosa, lo sgravometro è impazzito Lo proprio. sgravometro segna 2000. L'abbiamo, cioè, l'abbiamo detto durante la live sui Tau. Che cosa giochi? Tau o Farsight? Gioco Tau perché non si può mettere l'Eterio in Farsight. Se no gioco E poi Farsight. ci siamo accorti Può 2 giorni mettere l'Eterio in dopo. Farsight. Ci siamo accorti 2 giorni dopo. Ma lo puoi mettere in Farsight? Ok. Ma il Rook dice così, cioè non dice che non puoi metterlo nei mondi alleati. Ah, Ah, lo faccheranno ovviamente, però nel frattempo sfruttiamo finché è possibile. sì, godiamocela finché possiamo. Infatti poi sta lista la cambieremo probabilmente tra 2 settimane, però non fa niente nel frattempo. Prossimo data slate c'ha già un target così Ma su. dipende, che se il prossimo data slate esce Farsight, cioè se prima e prossimo data slate fanno uscire Farsight, magari a quel punto ci dico, vabbè, sti cazzi dell'Ethereum. Ma No, no. questa potrebbe essere anche non proprio una fuck data da Slate, può essere anche una fuck di Codex. Dice, ah, ci siamo scordati di scriverlo. Ops. Però, Come cioè, nel devono senso, prendere le paglie dei vendor. perde poco senso, cioè perde significato perché perdo comunque il bonus del doppio comandare a distaccamento perché dovrei fare un mondo alleato. Semplicemente gli dai poi il doppio comandante Ciro. E quindi è come se giocassi Farsight. Ma quel tratto, lo scopo è quello, giocare una setta com'è, perdendo semplicemente personaggi, ma perché per i tornei che ti dicono, quelli per esempio a Nottingham, che ti dicono devi avere il colore della keyword che scegli. Certo, il la professoressa Nottingham che mi dice questa cosa, gli poggio le palle in testa. Ecco qua, il Sarà solito lord inglese. molto difficile perché di solito sono alti, ma visto che non se ne fottono minimamente dei No, colori degli eserciti. tendenzialmente non se ne fregano niente, però da regolamento così è scritto. Il regolamento così Va dovrebbe bene, Ciro, essere. facci un rundown delle liste, delle Allora, unità. due unità di Crisis Bodyguard con Cyclic e doppio plasma, con una Crisis con Iridium entrambi e un drone. Molto semplice. Poi abbiamo due unità di Crisis, una con Cyclic doppio plasma, scudo, sempre con Iridium. Questa c'ha anche l'iniettore di stimolanti, un marker drone e tre shield drone. L'altra invece c'ha doppio Airblast Fragmentation e Flamer e c'hanno il target lock per negare cover. Sempre con Iridium, un drone tracciante e tre doni scudo.
E praticamente le due unità di Crisis sono le più costose assieme al comandante in Crisis, che praticamente c'ha, a parte l'Iridium, c'ha tre Cycle Kion Blaster, Promising Pupil che gli dà, c'è cioè la gemma Promising Pupil che gli dà il tratto generale, e gli mettiamo praticamente Precision of the Hunter per fargli binare tutto a colpire a ferire. Gli mettiamo la Bejel Hunter Plate, che dà più 1 all'armatura e Feel No Pain a 5 Esatto. di base. Quindi questo coso salva, cioè armatura 1, Feel No Pain a 5. Aspetta, il Cold Star armatura No, no, 2. No, il l'Iridium, Crisis. Ah, cioè il l'Iridium. Crisis. E per di più c'ha il fiammino reliquia che serve anche per pestare in corpo a corpo. Quindi con questi tre puoi andare a fare To The Last. Il Commander in Cold Star invece c'ha i due, cioè c'ha Output, Aig Output, Mass Bastian. Cannon e il Mass Cannon reliquia. Plasma Plasma. C'ha il Solid Mage Projector, che quello là praticamente ignora il primo danno ogni turno. Manda a zero il danno, il primo Manda danno. zero il primo danno. Anche lui Promising Pupil per mettergli Exemplar of Montka. Qua è sbagliato, non credo che sia, infatti è sbagliato. Che sbagliato. Exemplar of Montka, no? Exemplar of Kaoyon. Ok. Exemplar of Kaoyon fa cacare. Shadowsan ce l'hai, lo usi, cioè, anzi ringrazi quando lo fai, però Sì, non lo no, nel metterei. senso. Non lo può. No, ma non può averlo Exemplar of Kaoyon perché c'è Shadowsan. Questa Appunto, infatti, sì. Cosa è stranissima. Vabbè, Vabbè, poi era abbiamo un typo. le due truppe di Krut. Il nostro piccolo etereo con Senso Stone e Wisdom of the Wild. Quindi da Feel No Pain a un'unità e soprattutto recupera un CP. E fa due canti al 2 con The Humble Stave. E tenuta da 4 cani Krut. Yes. 1999 punti. Bocciato. Quella che ho fatto io di Bellissimo. Ah, pure quella di Orchi è 2000. Pure quella. Cioè, No, sanno un quella paio. di Todes sono 2000 punti, 100 punti lotta, 10 command point. Punti lotta, power level. Sì, vabbè, power level là. I punti I lotta. punti lotta Pokémon. Va Esatto. bene, questa è quella più o meno che sta dominando assieme a quella Tau con le Broadside e poi i pazzi che giocano le Riptide o tre Storm Madonna, sì. E Surge. Ho Stormzy visto. le voglio vedere, però giocate onestamente, perché Sì, per sfizio comunque pure io le voglio vedere, a le parte vedere conosco tre pure Storm troppo Surge sul tavolo. interessanti. Ho visto una lista 120 Krut e 3 Stormzy. Mamma Sì, ma mia. come si chiama? I Krut sono troppo forti. Tutti quanti, sia i Hound che i carnivori. No, Costano. cioè non E costano un io. cazzo per il profilo che c'hanno. Volendo, io volevo mettere. Ho provato il Breacher, ho provato gli Strike Team. Che sì, gli Strike Team più dei Breacher mi piacevano, ma sono 40 punti in più rispetto a un'unità, a due unità di Groot. Groot, sì. Come si chiama? Gioco ai Groot e vaffanculo. Gloria ai Groot. Esattevolmente. La gente voleva giocare Groot, adesso possono giocare Groot. Esatto. Finché non li alzano 7 punti. No, Vedrete. Next. Eccola qua, una di 2000 precisi, così in giro è contento. E anche io. adesso c'è Yorkie, Questa Yorkette. è una dei tanti varianti della Goff Pressure. Questa è l'ultima che ha giocato Perry al Beached. No, all'RTT, perdon. Ok. All'RTT interno. Ah, per quello. Gazzi, guarda che Gazzi fa il suo gazzo di lavoro, oltre ad attirare Però è fuoco. fatto, però in realtà invece è interessante. Sì. La lista semplicemente è: io tengo il centro, vedi che devi fare. Perché io lo tengo il centro.
Cioè, sono 18 meganob. 9 killacan. 18 meganob, quindi No, 6 killacan. armatura 2, immunerabile a 5. 9 killacan, quindi le lattine a zazzine, che sono dignitosissimi veicoletti. Che tengono bene botta e non fanno questa grande fase di tiro, però la fanno. Battle Wagon, due Battle Wagon. Inizia qua, una volta si giocavano i kill rig, si possono continuare a giocare nonostante gli abbiano alzato i punti. Però si può anche pensare di utilizzare Battle Wagon che pestano dignitosamente col Death Roll, Grabbing Claw e Breaking Claw, Blow Ball. Non pestano quanto il kill rig, però si difendono bene. Weird Boy obbligatorio con da jump e fisto Skork. Sanno i Squigog Per Boys. dare un po' di movimento e ancora altra violenza alla vista. Sì, due unità di Squiggog per dare altro movimento, un po' di controllo campo veloce. E è un Urboss su Warbike, vabbè, per i buff che dà. Poi c'è anche Makari, no? Sottolineiamo Makari perché. Per il La fatto cam. che poteva fare lo stratagemma Sì, di fortunatamente se lo sono rimangiata quella cosa. meno male, sì, infatti, perché sennò sarebbe stato veramente imbarazzante. Ciao, sono invulnerabile a 2, puoi targettare solo me. Gnè gnè. Bello, bello, sì. E Infatti, da dopo il nerf, però onestamente, cioè, sembra che abbiano perso un poco, però uno ha sempre il richiamo nel provarli, nel vedere cosa va, anche se queste killacan ispirano molto molto poco in realtà. ah, mi piacciono un sacco le Ora mi sono bellissime. No, in lattine. Vabbè. realtà mi piacciono, però da provarle. Boh. Ovviamente l'alternativa a questa sarebbe la vecchia con le buggy e gli aerei, però ovviamente è nerfata, quindi solo tre buggy per tipo e solo due aerei in totale. E a quel punto si salutano i Duckaplane e si giocano solo quelli del mech. I Boom Ducka, Wazwagon, là come cazzo si chiamano. Was bomb. Wazbomb. Was. E si torna alla lista più o meno di quelle là che erano sbagliate, però ridimensionate. Però effettivamente questa, cioè la variante Goth Pressure, sta rendendo meglio attualmente. Perché là perdendo tutte le Urkatrak Squig Buggy, perdi un sacco di fuoco in diretto. E avendone solo tre. Google, non ti ho cacato. Show. Si sarà attivato Come? a Squig Buggy. Non so cosa si è attivato, però si è attivato. Vabbè, la lista, ripeto, è abbastanza semplice, fa una cosa e la fa bene. Punta al centro e ti do addosso. Senti, no, no, lui si siede sul centro, viene a prendere. Si siede sugli obiettivi, vedi che devi fare per togliermi, perché non sono facile da togliere. Se mi vuoi venire in corpo a corpo, ti faccio una scaricata di paccheri che iniziamo e finisce domani. Sì, comunque alla fine penso che sia la versione migliore per giocare orchi al momento. Al momento sì, credo proprio di sì. Sì, quella alla fine, sì, come dicevi tu, o questa o Rimasui di liste vecchie, che comunque alla fine è meglio Esatto, che. Rimasugli di Freebooter con. A quel punto giochi Army of Renown, la Speed Freaks. Sì, e comunque adesso è lo stesso, cioè non è che contro Tau si sia messo meglio, quindi No, alla esatto, fine. almeno questa contro Tau ha una speranza, perché comunque ha salvezze alte e quindi i tuoi Airburst non mi fanno malissimo. Cioè, con l'Army of Renown contro Tau soffri veramente tanto. Io voglio essere assolutamente. Vivini, next. Vai, Oh, tocca a te. GSC. SC, ok, quindi Tocca a la te. lista. Tocca a chi? A te. No, Non so, io SC non so no. un cazzo di GSC. No, Va ma nessuno sa un cazzo di bene, GSC. i GSC sono un mistero misterioso avvolto da un Esatto. altro mistero. No, allora, i
No, anche perché comunque questa è la lista di Di Nanavati così che è tornato al. all'RTT quello interno loro. Ok, perfetto. Lui aveva fatto anche un buon risultato ad un GT. Sì, Tipo, sì, sì. aveva partito l'ultima con una lista simile. Mi pare che se l'era vinto, Sì, eh. Sì, mi l'aveva pare l'ha vinto vinto. alla fine quel GT. Però la lista, cioè, onestamente, a me già di base, Forum and Emperor non piace, ma semplicemente perché comunque penso che sia meglio come si chiama? Quello che dà Twisted Helix oppure anche Power Princess. Sì, ok, Madonna. Cioè, ne discutevamo con Riccardo qualche settimana fa. Sembra passato anni da quando parlavamo di. Comunque, allora, vedo un attimo che gioca perché è complicata sta lista. Heavy Rock Cutter, Heavy Rock Drill. Quindi Accoliti con Lightning Weight. E Strone con. Allora. Lui gioca i Goli, Rock Grinder. Neofiti e il Patriarca. Quindi lui gioca doppio distaccamento per giocare il doppio Patriarca. Con i Neofiti con. Come si chiama? Con solo il Flamer, quindi non fa. Non gli mette troppe armi pesanti, non fa le squadre rosse per mettere le armi industriali. Eh sì, ma se faceva quella che dava col più uno a colpire. Ma oddio, però con solo i 10 accoliti con il Rock Drill e 4 con il Rock Cutter. Secondo me la cosa più forte di questo Polex sono gli accoliti. E lui giocava. Devi giocare con i cutter, però se devi darli così. Conti come. Non hai penalità a colpire con le armi industriali e più uno a colpire in melee. Quindi comunque i Rock Cutter colpiscono a due, ma con 4 e 4 che. Ah sì, ovviamente pure con i Rock Grinder. Boh, allora comunque lui nella lista gioca il Patriarca Warlord insieme all'Iconward. Per dare l'azione, per fare l'azione e dare più uno a caricare. Gli accoliti col rock, 4 col Rock Grinder e 4 coi drill. I drill secondo me sono troppo forti per quello che fanno. Ortemis Nai è quello che li fa caricare di 3d6, Mi pare di penso. sì, mi Esatto, il pare di sì. codex, vado Vabbè, c'è Mighty in chat. a vedere. Vabbè, sì, infatti, ma vedo al volo. E sì, sarà quella che li fa caricare di 3d6. Che comunque Cio, perché è è scritto Jackals? Mannaggia a te, ma me ne sono accorto. più un Non l'ho attacco. scritto io, l'ha scritto lui. Ah, giusto perché questa. Sì, è vero, l'ha scritto Nick. Maledetto Nick, che è Jackals. Correggi, Max, correggi tutto. Sì, infatti c'ho il Word aperto, sto correggendo. Allora, fammi vedere un attimo. Le Jekylls. Jackals. Artemis Sì, Nai, mai vabbè. ti conferma sui 3D6. No, Artemis Nai è quello che dà più un attacco. Ah, ok. Ok, quindi fa più attacchi e va bene. La cosa che a me non piace dei Gin Stealer è che loro salgono. Devono caricare. Caricano a 8 pollici. Con l'Iconward caricano a 7. Però comunque tutti i giochi le partite per delle cariche assolutamente in media. Come abbiamo visto, poi ci sono Thunderfoot Grenade, il Repulsor Impact Field che ti danno malus alla carica e tu rischi veramente di stare là come un pesce, anche perché poi i Gen Stealer muoiono, non è che Certo, non sono un esercito più riescono resistente a. del gioco, ecco. I Rock Grinder onestamente mi piacciono molto. I Ridge Runner, boh, i Jackal ti pigliano bene il campo, costano poco e va pure bene. I Gin Stealer con The Game From Below è quello che li fa muovere per partita e mi piace pure. L'altro sta sul campo probabilmente, che boh, sta anche sti accoliti con Lying Wait, boh. Ma onestamente la lista. Ma purtroppo è quella che vince, o meglio, ci ha vinto almeno un torneo, quindi voglio dire.
Sì, Ha infatti. ragione lui, anche se a noi non piace, insomma. Sì, probabilmente, infatti. Ma poi, cioè, Lightning Rivet è quello che li fa entrare a tre. Per fare cosa con questi cosi? Boh, fare qualche azione, probabilmente, No, non... probabilmente anche chiamarsi semplicemente sugli obiettivi da giocare Sì, esatto, se ho qualcosa di più... la missione. Buonanotte. Onestamente, i gestiler non so come li Fammi vedo... vedere contro. Contro chi aveva giocato. No, aveva perso, ha perso da Eldar. Ok, va Però bene. volevo vedere che missione aveva preso. GG proprio. Dove Niccone, 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 eccolo qua. Stranglehold to the last and Nakmund. Hey, to the last, di qua che sono i Requirinder? No, i patriarchi. Patriarca, E la patriarca. Gli Iacoliti. accoliti. Gli No, i Stealer. No, Ci sta una di... Ah no, gli Achilles, sì. l'S170 gli Achilles. 170, sì. Ho Può sbilito. scegliere tra Gen Stealer, ma no, farà patriarca, patriarca, Ridgerunner. Brutti proprio Ridge Runner come To The Last, però... Anche perché, come si chiama con i Night Spinner... Come si chiama il carro? Prisma di fuoco? No, l'altro. Quello che Nightspinner. volevo. Night Spinner, per sparare in diretto comunque Spara dove in ti vede. diretto. Sì, ma infatti ha perso anche per questo, perché è troppo fuoco in diretto. Cioè, due Night Spinner sono stati sufficienti per toglierlo dal tavolo, praticamente. Ma che di Kennon, Shadow No, Weaver. sa dove, infatti, sì. Infatti lo vedremo tra poco. Esatto. Vediamo, infatti. Ma anche il credo a me non piace. Anche e soprattutto il credo. Io avrei messo onestamente più accoliti con i drill. Mi piacciono tantissimo i drill, ma proprio tanto. Quindi due o tre squadre con i drill, secondo me, sono. I GSG fanno sempre sta fine. Hanno un codex e lo leggi e dici: wow, è bellissimo. Poi li metti sul campo e no. Wow, fa cacare! Appunto, cioè, non... rispetto all'ottava, ai problemi che avevano in ottava, secondo me non è che hanno risolto tantissimo. Hanno basato una meccanica su Crossfire che lo legge e sembra fighissimo. E in realtà, come ho detto, è il più grande bait della storia del Sì, gioco. perché poi alla fine non c'è sta tutta. Esponi. Cioè, non hai unità che lo sfruttano poi così bene. Perché alla Esatto, fine sì, che c'hai? C'hai gli autogun e i lanciafiamme. Che la cazzo? cosa più forte che tu possa sì, lo usi per fare gli stratagemmi che non ti fanno fare Esatto, lo Overwatch. usi per gli stratagemmi più che per l'effetto in sé. Esattamente, infatti, però la cosa forte con cui lo puoi sfruttare sono i neofiti, la squadra di rossa e i neofiti con le armi industriali da tiro. Però anche là sparano male, escono dai, come si chiama, o Da stanno a terra e devono missile. muoversi, oppure escono dall'imboscata e sparano con la penalità, quindi non so, è troppo difficile per me come codex. Andiamo a qualcosa di più Ecco interessante. qua. Vedi, Ciro se li ha chiamati. Questa è una lista che ho fatto io. Non so ancora se questo è il meta, ovviamente, perché non ho la sfera di cristallo. Però non è due Twin Shuriken Cannon, ora me ne sono accorto, Ciro. Se no qualcosa costa 150. Vabbè. Eh no, sarà scritto Twin Shuriken Cannon, Twin Shuriken Cannon. Non può essere. No, è perché Battlescribe è stupido. Vabbè, quella è la torretta. Poi sotto c'hai Ah, Twin Shuriken Rifle. Non Shuriken. ok. Non vedo la cosa più bella, però, il potenziamento delle sarca, delle lance. No, infatti questa cosa l'avevo fatta prima di scoprire quell'esarca. Quindi non c'è ancora quell'esarca. Però si può tranquillamente cambiare. Insomma, tanto vedi che cioè, non avevo i punti per mettergli la lancia giusta. Quindi si può trovare i punti per l'airstrike e fare l'esarca giusta. L'esarca che diciamo noi è l'esarca con la Paragon Sword. L'esarca del Shining Spear. La Paragon Sword dice che forza più uno, meno uno, no, meno due, un danno, una roba del genere.
E dice, ripete tutto a colpire e a ferire. Di base c'ho 4 attacchi. 5 attacchi perché gli è dato il potere. E arriva a 6 con... Alla Paragon Sword forse fa un attacco in più. Te lo dico subito che lo sto andando a vedere. Paragon Sabre più 1 meno 4 un danno. Ogni volta che combatte fa un attacco extra. Ogni volta che combatte rollato Ripete a per colpire. Quindi è più 1 meno 4 un danno. Però la cosa importante, vabbè, 6 attacchi a forza 4 che ripetono a colpire a ferire, direte che cagata che è sta cosa. Airstrike ogni 5 più a ferire fa una mortale. E ripetendo a colpire a ferire fa una smaramba di mortali di quelle proprio, guarda. Sì. Terrificanti. Cioè, ieri ho visto fare tipo 7 mortali a quel coso, non so come. Ma nelle mani di Lennon sono bravi tutti. Io ho visto fare veramente mortali a votamazza. È una discreta bestiola quel coso. Comunque, la lista, questo qua è un Ultui. Poi bisogna vedere se vincerà il braccio di ferro del meta Ultui o Biltan. Perché sono entrambi validissimi, validissimi tratti. Ultue è un po' più, diciamo, resistente. Biltan è molto aggressiva. Biltan è guerriera d'aspetto focused. Sì, anche questa fondamentalmente c'è un sacco di guerrieri d'aspetto. Quindi non, cioè, la roba forte quella è i suoi guerrieri d'aspetto. Però Ultue ha il grosso vantaggio di avere Eldrad. Col tratto del Warlord di Ultue che ti fa avere 5 dadi. 5 dadi Stance of Fate a turno, quindi in totale sono 25-6 a partita assicurati. E farlo con le cariche, tiri salvezza quando, per esempio, l'avversario va primo batter round, mi conservo qualche salvezza perché sono tutti invulnerabili a 6 perché sono ultue. Quindi la salvo la cosa importante che devo salvare. Sì, quelli che Guarda, gli Yokashi c'hanno. Artowar ha il loro canale, Artowar 40k. esatto. Poi in genere noi seguiamo gli streaming dei tornei, se streamano, oppure ci andiamo a seguire roba in giro, Le insomma. liste dei Bi tornei. bisogna cercarli un po' in giro, esatto. Poi ci guardiamo le Quello è streaming. C'è lo streaming? Sì. Bene, lo Ok. vedo. Lista. Non c'è lo streaming. Vado a vedere la lista. Guarda Lista la lista, qualcosa. Poi immagino come gioca. dipende perché se le liste dei pro americani molto spesso vuol dire che sono quelle di Art of War, vuol dire che le spiegano. Sì, esatto, in una maniera o un'altra la spiegano, comunque è una lista molto simile la spiegano. Comunque, dicevamo, doppio patrol, Eldrad, perché Ultue giochi Eldrad per forza, è uno dei motivi perché io gioco Ultue con Fateful Divergence, che è un CP per un potere, guida e fato, quindi Non ti ripeto tutto. piaceva il vecchio tratto di Ultuè che ti diceva che ogni turno al 6 guadagnava un CP? No. Che culo, guarda, bellissimo. Un Noce. capolavoro quel tratto. Mai usato, never covered. Esatto. Guida, ripetere tutto a colpire. Doom, per ripetere tutto a ferire. Cosa vuoi di più della vita? Calandras, che è una fottuta macchina da guerra. Cioè, non c'è. 12 attacchi che al 6 esplodono e al 6 fanno 2. Al 6 a colpire esplodono e al 6 a ferire fanno 2 mortali. È una macchina. Esatto. Penso che il profilo con la Kella lo ignori sempre, non te ne frega un cazzo, fai sempre sti 12 attacchi. 5 Ranger, perché c'è la truppa Per sulla destra, gradire. ma comunque i Ranger non sono malaccio. 5-5 Banshee, di cui uno esarca con i Piercing Strikes, quindi fa delicatissimi 10 attacchi a danno 2, a forza 4 meno 4, meno 3, 2 danni. L'altra squadra purtroppo non ha il potere, però comunque le Banshee sono l'unità più efficiente del Codex, tranquillo, posso dire tranquillamente. Cioè puntano un bersaglio, lo annichiliscono molto probabilmente, ovviamente di fanteria, perché i veicoli non ci si avvicinano nemmeno. Porca miseria. 5-5 ragni che sono un cazzo di incubo per l'avversario. Perché fanno un discreto male e girano per il campo e ti fanno venire gli incubi.
dovrei trovare i punti per mettere io almeno uno, a una delle due squadre il poderino per rischierarmi una volta al partito. Due Night Spinner. Scusami, dai. Due Night Spinner per il fuoco indiretto. Il Wave per portare le Banshee e Calandras. Poi un altro Patrol con un altro Veggente. E con Fortuna e Will of Surian, gli altri due poteri forti degli Eldar. E in più, Battlescribe non me la fatica mettere. C'è cioè un altro potere da Fortune che o si doppia Fateful Divergence nel caso, perché tanto comunque il Veggente ne casta due. Nel caso Eldrad abbia fatto altro, o si doppia Fateful Divergence per comunque avere il CP assicurato. Oppure si potrebbe prendere più 2 a carica. Più 2 alla Ci carica può per avere stare. le cariche ancora più assicurate. Perché ricordiamo che con Contando Strength of che hai ban. Fate, con Strength of Fate 1 e un C'hai. 6. Già di base fai con quello, sì. Però Esatto. avendo sia Banshee sia Lance nella lista, quello che devi caricare lo vuoi caricare. Sì, sicuramente. Però le Banshee sono più aggressive. Le lance sono da controcarica. Lo sono bene o male, sono sempre stato da Però controcarica. avendo perso la carica post weekend, devi giocare molto più conservatore. Probabilmente la maggior parte della loro partita la passeranno dentro un evento scenico così. Poi Aspettare. appena entra qualcuno nel loro raggio, pium, le lanci molto forte verso l'avversario. Poi altri 5 Ranger, sempre la tassa truppa, e comunque non sono malaccio. 5 scorpioni che ancora schieramento avanzato e se guidati e fatati fanno anche loro un discreto male perché fanno un bel po' di mortali anche loro. L'altro giorno ho giocato alla missione dove non si può schierare in mezzo al campo. Che merda. Fatto bene, io ho un movimento prepartita con 1, 2, 3, 4, 5 unità. Due infiltrano e posso schierare in 10 pollici dal mio lato. No, Wow. no puoi. No, E infatti lei. là spendi 2 CP, tutto in riserva, se ne parla dopo. Vabbè. Un Protect Jinx, il modello non ci interessa, basta che casti Protect Jinx. Che sinceramente si può anche togliere. Sto Warlock non è proprio obbligatorio avere Jinx, no, Vedi, non la più, missione però. è bella. La missione è bella perché funziona e viene giocata bene. Effettivamente ha senso che non puoi giocare con il momento prepartita se per fare i punti devi stare sugli obiettivi al centro del campo. Se È no era facile anche per rimediare. dare un po' di varietà a Ciro, perché sennò si fanno sempre le stesse cose nelle partite. Esatto. 5 lance di cui dicevamo prima, il loro ruolo, 5 falchi, sempre perché sono un incubo, cioè il fatto che sparano e poi se ne vanno dove cazzo vogliono loro è qualcosa di fortissimo. Qualcuno lo dovrà fare Nakmund, quindi Esatto, poi insomma. qualcuno dovrà pur fare Nakmund, oppure na o Nakmund, o, visto che Chester ha preso quasi sempre fare idea del trasporto. Che Sì, infatti. fondamentalmente è la stessa cosa di quella dei Ranger, solo che invece di dire Ranger dice truppe. Quindi le fai o le fai con i Ranger, appunto. oppure se puoi farlo anche con le altre unità tranquillamente. Abbiamo E poi finisce di 6 Shadow Weaver, sempre per una bella dose di fuoco indiretto, perché soprattutto aiutano contro i Tau. Diciamola tutta, aiutano un sacco contro i Tau, perché almeno una risposta al suo fuoco indiretto. Non lo subisco e basta. Sì, Edmondo, torna tanto lo sai che le carichiamo tutte. se uno ci fa caso, le squadre grosse di Crisis sono sempre più di tot numeri, sono da 9 a salire di solito a seconda di quanti turni si giocano. Quindi comunque Blast Trigger è un numero decente a prescindere. Esatto. Quindi Comunque sì. c'ho il blast perché consideriamo i droni. E quindi un po' di dolore a quelle crisis glielo riesco a infliggere. Ma la cosa che vai da Non so, non ho visto tanto l'output di danno delle Banshee e non è che mi fidi troppo, ma perché non fare una squadra da 10?
Non mi piacciono appunto per il Blast. Mi piacciono più due squadre da 5, sia per avere più bersagli con che magari voglio sbarcare, oppure me ne vogliono conservare una. Una la lancio perché voglio fare il trade, però buttarne 10 essendo sicuro che muoiono, perché poi le Banshee dopo che hanno caricato muoiono, Sì, cioè, no? se stanno in mezzo al campo sono cadaveri. Cioè, Sì, è vero gli che. incubi dei Drukhari hanno una speranza di sopravvivere perché comunque c'è un'armatura a 3, magari li metti in cover, vanno a 2. Oh, anche Loro Banshee ha un'armatura a tre, no. no? Sì, in cover hanno un'armatura a 3. Quindi preferisco avere la maggiore flessibilità delle due squadrette però ovviamente si può fare anche la squadra 1 di 10 e avere il martello violentissimo. Lista è bellissima questa di qua comunque. Mancio comunque sì, le support weapon non si dividono più, quindi puoi fare i poteri, puoi fare Sono disciplinare. guardiani, quindi puoi fare il più uno a colpire con Sì, Ultue. con il tuo sì. Quello Ne, che ne parlavamo ieri, ne parlavamo ieri con Carlo che effettivamente le support weapon, se giochi il tuo non ha senso non giocarle perché prendere pure il buff. esatto, no, veramente. Così come in questo modo, in questa lista non le ho messe perché non c'avevo i punti. Però magari riducendo le lance, Poco. esatto, riducendo le lance, riducendo qualcos'altro. Si possono mettere anche le buone vecchie scatter bike che sono tornati ad armatura 3, la cosa più importante. E che Sparano. il motivo per cui erano morte è che avevano armatura 4. È tornata l'armatura 3 e per in 5 per 125 punti sparano 30 botte. Sono guardiani, quindi puoi dare più uno a colpire. Si può tranquillamente sostituire quelle 5 lance con 5 scatter bike senza nessun problema. Cioè, anche a me piacciono i di Canon, però a 24 pollici non me la sento così calda, Esatto. onestamente. Non me la sento così calla e soprattutto fai molti meno, fai la metà di colpi, letteralmente. Esatto, infatti, sono. Sì, vabbè, di 6 poi ovviamente. Cioè, sostanzialmente la metà, però. Ma Uno è io di 6, veramente. l'altro è di 3. Di 3 in genere ne fai 2 di colpi. In realtà non è detto. È che fai molti colpi meno perché mediamente su un dado è 3 o 4. Sì, ma Quindi tiri 3 se ne fai 2, ne fai 3. 3 di 3 fai 6-8 colpi. Via. 3 di 3 dovrebbero essere 6 colpi. 3 di 6 dovrebbero 10. essere 10. 10. 3-4-3. Sì, sono squadra su quelli là. Sì, però il fatto è sempre 24 pollici. E a me non piacciono. No, esatto, il problema dei Tigannus è 24 pollici. 24 A parte pollici. 24 pollici, ma poi una squadra da 6 con il fatto che cosa bersaglieresti come squadra da 6? Perché il Degennon è forte sul Custodes, che gioca tutte squadre da 3. Ma in realtà sì, ma è È forte. forte su tutto, cioè, in realtà. No, senza dubbio, però il Tau mi spare con i primi Degennon inizia a segnare sui druni. Sì. Muoiono i No, no, no. droni, non fa più il massimo dei colpi. Anche perché comunque di 3 colpi, 2 fra colpire e ferire si allunga un po', se ne entra uno è buono. Insomma. Abbiamo visto l'altra sera da Stani che 2 droni scudo, cioè un drone scudo può tranquillamente reggere 5 Terminator Dark Angels. Sì. Quindi figurati un Decannon, due Vabbè, Decannon che i sparano. Dark Angel sono reliquie del passato, quindi. No, bella, Comunque, veramente ma mo dobbiamo solo metterci a testare per sì, merito. no, assolutamente. Vabbè, ma a E me sto Codex Eldar mi piace veramente assai. mi fa piacere perché ho bisogno di giocare contro quest'Eldar, Max. Voglio sapere l'Eldar che fa e se veramente porterà equilibrio nella forza. Vabbè, guardate. Altro problema delle lance, per cui forse 5 non ha senso giocarle, ma è meglio la squadra della 3. Ma volevo provarle, perciò ne ho messe 5. È che ora hanno la base grande. È vero, no? La base grande è un cazzo Prima di problema. erano più sneaky, si infilavano, facevano. Ora c'hanno la base grande, quindi hanno perso anche. Perciò dico che sono da controcarica. Hanno perso anche quel ruolo di infiltratori di finezza che andavano a ammazzare quel bersaglio là. Le moto invece Ma rimangono sempre su base piccola.
dolore. E le moto per ora, dobbiamo vedere il repack, Giro, per ora c'è una basetta piccola. Poi bisogna vedere il repack se gli mettono Davide, tu le hai la basetta grande. ordinate, chissà se saranno il nuovo. Non... cosa? E le Tu le hai moto. ordinate le moto? I Wind Rider, sì, me ne Sì. mancano, cioè, E no, nel erano. senso, chissà se sono quelle repaccate. Ah, boh, vediamo, domani probabilmente vediamo, vi faccio sapere. Questo è Ma guarda, l'altro, è l'altra news. ma Mancio, non puoi scegliere se sono su base grande, si giocano, se devi giocare su base grande. Non è che Esatto. puoi dire le metto sulla basetta piccolina. Per quanto comunque sia un terremoto, ne ho 18 da mettere e tra l'altro non ho l'esarca con la Paragon Sabre, quindi mi sa che comunque una squadra nuova me la Quella pigli. nemmeno io, sai. Perché c'ho la lanciona sul mio vecchio esarco. Anche perché sono cazzo, si chiamano lance splendenti, se non le monti con le lance, cioè Eh no, che... certo, ma all'epoca cioè in ottava la Paragon Saber non aveva senso di esistere, quindi. Allora, e guarda, però come dice Max, 3 più le nascondi e 3 comunque se carichi quello che vuoi caricare tu, il loro danno lo fanno. Sì. Squadra da 5 doveva avere solo invulnerabili al 3 per potersi giocare in mezzo al campo così. Poi hanno perso l'invulnerabile al 2, quindi ora hanno 4 se paghi lo Shimmer Shield all'esarca. Ma non gliele voglio assegnare le ferite all'esarca, quindi glielo posso anche pagare, ma solo perché quando resta da solo almeno dura di più a distribuire mortali in giro. Va bene, Esatto. poi l'altro pezzo di Codex. Comunque le dovete prendere le lance perché i modelli sono troppo belli Allora, questa finalmente. io voglio provare le moto, quindi ho messo le moto. Ma si possono tranquillamente togliere almeno una squadra. E invece della squadra si prova il solitario e l'altro Troopmaster Fico. Perché qui abbiamo, vabbè, Veggente Ombra con la Shadowstone che aumenta la dimensione delle aure. L'aura che toglie 6 alla gittata dell'avversario, o meglio, sono io 6 pollici più lontano, che va in combo con la Psyduck, che scende di luce che chiunque sia oltre 12 non mi colpisce con l'1, 2 e 3. Poi i poteri, sti cazzi, vabbè, il doppio movimento e il fino pena 6 a bolla. Ma non è questo il Facile, suo ruolo. semplice e precisa. Anche là però il fino pena bolla a 9 pollici e tanta roba. E il fino pena bolla è una cosa. Quello lo casto. Magari il doppio movimento non lo casto sempre. Dipende molto Se da puoi cosa devo arrivare là, fare. Penso. per Stranglehold, Terribilan, ci arrivo là, mo ci arrivo un attimo. Esatto. Oppure per castare lo smite a 21, perché aggiunge anche 3 alla gittata dei poteri psionici. Poi il troop, tutte con armi speciali. Ho messo una carezza e un abbraccio, giusto per avere. Una carezza e abbraccio e tre baci, giusto per avere l'accesso a tutti gli strat, tanto ora sono tutte uguali. Sono tutti uguali le armi. Poi, ripeto, qua ci sono le moto con Shurikennon e Zephyr Glaive. Non credo abbia più senso giocare i cannoni elettromagnetici. Credo che siano meglio i Shurikennon, però non lo so. Devo provare. E non so se ha ancora senso giocare i Skyweaver. Ah, diciamola tutta che al momento l'unica truppa core di questo esercito sono le moto. Perché non hanno messo la keyword core alle troop. Che il fatto che siano le truppe e non abbiano core fa un po' ridere. Però, finché Ma non perché le. non... Probabilmente molti tornei diranno: sì, c'hanno core, regà, non scherziamo. Però. Ma la cosa bella è che comunque molte abilità neanche hanno bisogno di core, ce ne sono giusto un paio che però servono al di là del reroll del Troop Master. Ce n'erano un paio che erano interessanti e che No, bersagliavano ma più che i altro anche per avere il meno uno a ferire dello Shadow Seer. Perché core. Esatto, quello è infatti sì. quello dice core personaggi.
Vabbè, le moto le devo, ripeto, le devo provare. Si possono, non, devo provarle per vedere se ha senso spendere 250 punti sulle moto. Perché Anche perché comunque hanno anche perso il meno 1 essere colpiti da tiro. Hanno guadagnato il non mi colpisci, non puoi ripetere a colpire contro di me. Però hanno perso il meno 1 essere colpiti da tiro. Quindi mi tassano anche di Lightning Fast tutti i turni, probabilmente. anche perché comunque con 20 punti in più praticamente ti vengono altri 3 void weaver. Sì, esatto. Sono... Void Weaver però, sì, ok, ora ne ho messi 3-3 perché sono la novità del giorno. Però si potrebbe, se si vuole impostare la lista su Last To The Last, no, questo discorso lo facevo con un'altra lista, non con questa, vabbè. No, con questa non la prendi To The Last, era un altro pensiero il To The Last. Si potevano fare da due, ma era un'altra lista, non questa. Vabbè, poi Star Weaver per portare le troupe, semplici e precisi. Sia Void Weaver che Star Weaver ora hanno guadagnato il non puoi ripetermi a colpire e c'ho almeno uno a essere colpito. E con Light 1, 2, 3 fallisce se sono oltre i 12. Il primo turno questa lista non muore, cioè ti morirà veramente molta poca roba. Perché sono più lontano, perché non mi colpisce 1, 2, 3, perché c'ho almeno uno a essere colpito, non puoi ripetere, eccetera, eccetera. Però Faccia verosimilmente entro 30 pollici ci stai, che ti arriva a 6 pollici sì, la ti sfascia proprio, la ti fa proprio male, però è pochissima la roba che si può permettere un movimento, un'aggressività e un fuoco così grande da farti Esatto, cioè sentire. da essere così convinto che mi ammazzi tutto e che poi io non ti vengo addosso e ti apro perché poi sono Arlecchini. Non è che, cioè, ti prendono a carezze e braci a bracci, però sono carezze e braci a bracci molto violenti. Guarda, Mighty 3x3 di Void, fai la fine delle buggy, nel senso li compri e dopo un mese li hai venduti Esatto, io non ho perché... ancora comprato Void Weaver perché sono sicuro che faranno la fine delle bughe e quindi ci No, ma diranno, nel sì, senso ne potete 3 giocare 3. 3 li puoi 3 prendili perché tanto 3 si usano. Sì, 9 vabbè, intanto sono esauriti, Ciro, quindi Ma non posso vincere. il problema era un altro, le buggies erano che si giocavano forti, Squid Buggies, Scrapjet e il Dragstar, e ne giocavi 9, 9, 9, 9 e 9. I Void Weaver è un datasheet solo, quindi non faranno la stessa fine 9. No, 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 delle... no, sicuramente non faranno proprio esattamente la stessa, però vederli da 90 a 110 tranquillamente ce li vedo a 110. 100, 105, 110, sì, pure volendo, ma mi sembra un minimo sindacale, anche se prima dobbiamo vedere effettivamente No, poi il loro livello. questo qua è tutto sulla carta, non li abbiamo visti ancora in campo, obiettivamente, quindi stiamo guardando effettivamente solo l'efficienza sulla carta. Poi bisogna vedere se effettivamente sono. Sono regalate con tutte le abilità che hanno, cioè Poi c'è il Troop Master che è la star della lista, devo... oltre ai Void Weaver, che cioè, carica, aggiunge 6 alla carica, quindi 2 di 6 più 6. C'ha una pistola a fusione. C'ha la rosa di Kegorak che gli dà forza 4 meno 3, 2, 3 danni fissi. Ripete tutto a ferire. Colpisce in automatico. No, no, questo non è quello che colpisce in automatico. Nega gli invulnerabili col 5 più a ferire. E ripetendo a ferire, cazzo. Poi ho messo anche Player of the Light col doppio stratagemma, cioè il doppio tratto del Warlord, così ha anche più rinforzi e attacchi quando carica. Ma via, sto Troopmaster fa un male boia. 7 Qual era attacchi. il loadout dell'altro Troopmaster che dicevi? L'altro è Story Edge Sword, che è quella che colpisce in automatico. E Beret King, che è quello nuovo che fa le mortali. Sì. No, il Blade King è quello che al 2 più Scusami, quello che colpisce. ferisce a 2, sì, scusami, perdon. Quindi colpisce tutto in automatico e ferisce tutti al 2, tranne i vicoli e i mostri. Delicatissimo. Sì. La cattiveria proprio, sti cosi.
veramente delicatissimo. Il solitaire si potrebbe fare col meno uno essere colpito, perché di base da tiro non ce l'ha, quindi gli dà il ruolo che del meno uno essere colpito, e comunque fa da assassino mirato. Perché avendo la basetta piccola e ignorando tutto quando si muove col blitz, abbiamo perso Ciro. Io sono a metà, È aspetta stato che preso dal metto solitario. di qua. E sono preso dal solitario. Il solitario ha fatto il suo lavoro. È tornato Ciro, posso smettere di essere inclinato. Sì, io li devo provare assolutamente i pagliacci perché mi sembrano divertentissimi, soprattutto sull'Arco della Laughing God. Tutti quei reroll, tutti gli assi che faccio ora vengono negati dall'Arco della Laughing God. Ieri ho visto Lennon a tirare Strands of Fate, ha fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Infatti Esatto, mi ha detto, cazzo, devo giocare a Lecchini. infatti. Anzi, guarda, secondo me i draghi sono abbastanza sopravvalutati. Mi sembrano forti, ma non, onestamente, non I draghi sono sempre così. Costano veramente un sacco i draghi. E tanto sono assai. poi li trovo un'unità eccessivamente specializzata. Perché se poi ti becchi dall'altro lato qualcuno che non gioca roba pesantissima, te li fai fritti. I Falcon invece li voglio provare. Li ha provati Lennon oggi. Ieri contro i Necron. Che non è sto grande test. E a lei non sono piaciuti tanto. Non li ha nemmeno usati come capsule. Li ha proprio schierati con le Banshee dentro. E semplicemente l'arma. Il pulse laser è veramente forte. Anche con i 3 danni fissi. 4 danni fissi. Esatto. 4 danni fissi. No, 3 danni fissi. Sì, Non mi ti ricordo. ripeto. Però, ti ripeto, sono eccessivamente specializzati i draghi. Va Il bene. Falcon è una cosa forte. Questa è appunto la lista che ha buscato contro quella lista degli Eldar di Lennon. che però credo che sia il modo migliore attuale di giocare Necron. Quindi siamo passati da una shell di, come si chiama, Custom Dynasty con obiettivo sicuro e movimento prepartita a Novok. Perché? È ritornato Novok perché Sig aveva iniziato con Novok in realtà. Ok, perché siamo tornati a questo? Forse perché gioca una marea di Flayed One e una No, marea di esatto, Scorpion. per sfruttare al massimo, cioè è tutta roba da corpo a corpo, tutta roba da corpo a corpo violentissima, quindi avere quel VP in più. Ok, sono 9-9 Flayed One, 5-5 Spettri, 6-5-4 Scorpec Destroyer, altri 5 Spettri con i Whip. Perché con i Whip Coil? C'è Perché con le un'unità con la spine? whip, sì, per pulire le orde. Ci può Anche perché stare. con uno dei, non mi ricordo se col Technomancer o col Ho il Chronomancer gli Chronomancer. può dare anche più un attacco. Di più attacchi, Quindi sì. fanno una smaramba di attacchi questi qua con la whip E coil. Silent King perché l'ha sempre giocato e continua a Silent King, no, giocarlo. Silent King, credo che se giochi Necron giochi Silent King, cioè non ha senso non giocarlo. Adesso che l'hanno pure scontato, sì. Gli hanno scontato la pena. Esatto. Quei 6, 5, 4 Scorpec mi fanno proprio male, però vanno. Cioè, vanno bene, sono forti. Avrei ripetuto pure io 5-5-5. Ah, Però, mi dico anche le missioni che aveva preso. secondo me ha fatto così per To The Last. Aveva preso. No, non ha preso The Last, sai. Ha preso Stranglehold Code of Combat, che non mi ricordo, è quella dei Necro, ma non mi ricordo che fa. Il Lord deve uccidere cose, Il forse. Lord deve uccidere cose. E ci sta, se giochi. Se giochi. Silent King uccide. Se giochi Però Siren King. di mani all'eshibition era Refac. sì, non era, vabbè, che non è che, cioè, ovviamente si è cambiato molto perché hanno guadagnato un sacco Di di core. chi, però non l'aveva fatta lui, cioè se l'è trovata da giocare la lista. Sì, Sì. gliel'hanno fatta e ho detto gioca questa. Gliel'ha fatta Gunhammer. Le liste dell'exhibition erano fatte da Gunhammer. Ok.
non c'è cuore in quella lista, la giocata, ma... No, no, certo, sicuramente. Quindi questo è il modo migliore di giocare E secondo me. probabilmente, cioè, ogni tanto vediamo day one dei tornei grossi c'è sempre un Necron a tre vinte, detto, un Necron e poi Ci crede fortissimo e poi ci crede deriva. fortissimo e poi viene bastonato quando inizia ad andare ai tavoli alti dagli eserciti forti e ciao, è morto il Necron. Va bene, dai, quindi settimana prossima ci rimane un po' di cosine da analizzare. E mica abbiamo ancora 20 minuti, Ciro. Ah, dai, allora ce la facciamo. Dai, dai. Poi, per me... Finché non arriviamo alle 11, io vado. Tra poco mi addormento, ma sono dettagli. Finché ho la Sì, dai. forza di premere termina streaming, va bene. Cosa Vai, abbiamo questa è qua? una tua creatura, Davide. Veramente Vabbè. qua mi sono inventato molto poco. L'altra che avevo postato e volato a Ciro era bellina perché non giocava pezzi, così tanti pezzi Forgeworld. No, vabbè, magari sulla pagina queste le postiamo entrambe, sia questa qua che quella Forgeworld, però volevo organizzare questa qua che quella Home. Allora, la lista questa è di qua, ma anche quell'altra in realtà sono bombe. I custodes al momento sono veramente probabilmente l'esercito più forte al momento perché sono completi in tutto, hanno stratagemmi versatilissimi per qualsiasi situazione, hanno profili ottimi, un save che save al 4 vulnerabile su tutto può sembrare magari una stronzata, ma su modelli con resistenza così alta, così tante ferite e comunque dimezzi qualsiasi danno che subiscono praticamente, perché salvi la metà dei save che ti fanno, è una cosa che adesso rende veramente veramente tanto. È Veramente le una cose. cosa che mi sono dimenticato di dire per Ultue e che vale anche per vale anche i Custodes, il 5 più 5 più controllo mortale, che Sì, per Emperor ah, Chosen è 4 più controllo mortale. sì, infatti. Ma bellissimo anche. Con non era con i Tau? Sì, no, con i Tau quando giocavo le Broadside, bellissimo. Dice: sono sei colpi che binano tutti. Colpisco al 3 binato, ti ferisco al 2, ti faccio sei mortali. No, fenomeno al 4 sulle mortali. È una cosa che ti sconvolge completamente. Ti dà un pochettino di. Esatto, perché tu dici, vabbè, le mortali sono ferite sicure, là le faccio... no, le salvo a 4 più, eh? Esatto, infatti. Anche là, poi magari vai sopra medie, gli fai una, due mortali e ti arrivota la partita anche così. Comunque la lista, intanto gioca l'Inquisitore che mi chiedo intanto, ma perché questo Inquisitore? Perché questo Inquisitore? Perché ti sblocca un ramo di secondarie, ti sblocca il ramo psionico delle secondarie. Molte volte ti ha difficoltà a scegliere la terza secondaria. Io onestamente lo metterei ovunque in qualsiasi lista dell'Imperium, perché per 60 punti adesso che non ci sono i GK nel meta e ci sono molti meno Thousand Sons, vabbè che con i Thousand Sons non ti interessava perché non piccavi mai a bordo Witch, Aboard the witch, esatto. ti trovi un ramo di una secondaria che è fisso, può essere Mental Interrogation, può essere Psychic Ritual, oppure ti tieni un psionico che ti casta Terrify e quell'unità di Crisis super buffata con i 2d6 colpi blast più i lanciafiamme e tutte cose non ti fa Overwatch e rimane là a prendersi schiaffi. L'Inquisitore ovunque, infatti anche nel Mechanicus secondo me ci sta un amore. Ci sta, ci sta. La lista è così tutta custode, a parte queste 5 prosecutor che purtroppo anche là sono una tassa secondo me, li devi mettere per far entrare tutto. E la cosa che mi cuoce tantissimo è sto Shield Capitan che è perfetto, però c'ha quel cazzo di Hurricane Bolter perché non si riescono a trovare sti 5 punti per mettere il salvo launcher. 5 punti, cazzo, non li riesco a trovare. Non Però ti preoccupare, perché tanto appena arriva il prossimo Data Slate, 5 punti più qua, 5 punti... Leva un custode e smette il salvo lancer allo Shield Captain. è perfetto, così è perfettamente bilanciata, è 2000 punti precisi e non si riesce a togliere assolutamente niente. E il capitano così è una bestia, ma è fortissimo perché c'ha il Castellan Mark che ti fa fare il redeploy su due unità, forte. E Tip of the Spear che ti fa binare a colpire, io una a colpire e a ferire. Quindi sto stronzo che fa
ti carica, colpisce al 2 binato, ferisce probabilmente al 2 binato perché ha più uno per ferire. Ogni volta che ammazza un modello ti fa attacchi extra, fino a 4, quindi praticamente ti ammazza 6 modelli perché ti fa 6 attacchi di lancia sostanzialmente, te ne fa altri 4. Quindi fa 10 attacchi, un'unità tipo di crutto, di cose così, te le ammazza così d'amblè, assolutamente. Ha il doppio, anche il fino pena al 5, per non farsi mancare niente. Perché non deve mettersi a vergogna di essere comparato con Valoris, che anche Valoris, cioè, Assolutamente, valorissimo, cazzo di mostro. Valoris è una macchina, l'abbiamo visto, qualsiasi cosa è una macchina, ha Valoris farà un ricco almeno più 40, secondo me. 30 sì, sicuro, Più 30 assolutamente. sicuri, più 40 probabili. Madonna, 660 punti è tiratissimo in faccia. Secondo me deve costare almeno, ma almeno 200 punti. Stai zitto, Tau. No, ma Esatto. non a livello di Tau. Le Lo Graessi a comparo 50 punti te le devono mettere. con Morven, non con i Tau. Morven. Ma Cioè, Morven. Morven sta a 280, porca miseria. Assolutamente. Ma Morven c'ha il suo perché, solo che l'ascella dei custodessi è molto più forte al momento di quella delle sorelle. No, Però no, vabbè. nel senso, a parte che l'ascella è più forte, ma il personaggio pure più forte e soprattutto più No, economico. non è più forte perché, vabbè, c'ha un sacco di abilità, mo ci mettiamo a comparare, però secondo me Morven ovviamente è abbastanza, non è bilanciata per quello che costa, perché secondo me adesso costa un po' troppo, Ora costa un po' però quando troppo. stava alle 60 secondo me era... Sei lo scelta 2,50 Morven. Pure Vabbè, due. comunque il PG più forte del gioco per me prima. Adesso è indiscutibilmente Valoris, anche se comunque Morven ha i suoi pro e contro. Karandras Adesso entra. sì, è più forte di Morven perché per il prezzo. Sì, Prima vai. Morven è indiscutibilmente più forte, anche se Vabbè, poi Davide ha un po' un bias verso Morven, quindi entrava, ma la odia a morte, quindi. assolutamente, infatti. Sì, Mati, se non ci hai mai giocato contro Morven, veramente non la puoi capire quanto è forte. Ma di quei pezzi che o ci giochi contro e ti vedi che non ci puoi fare assolutamente niente, oppure non lo capisci quanto è forte. Perché sulla carta dici, ah sì, forte, però fino a che non la trovi, No, ora se no. soppesi Traian non c'è paragone, sì certo. Trajan Traian è. No, costa 120 punti in meno, porca puttana. Cioè. assolutamente. Ma Morven, vabbè, noi non ci mettiamo a fare paragoni perché seriamente non ce ne usciamo più. Al di là delle nuove Virtus Praetor, che comunque anche là sono praticamente la base di qualsiasi lista custodes sana ed equilibrata, ci sono gli Achillus invece dei Galatus, perché comunque anche loro sono tosti, non hanno l'invulnerabilità al 4 e non c'è nemmeno un essere colpiti Corpo a in corpo. corpo a corpo, nessuno ti mette Ah, hai a messo caricare. due Eternal Penitent. Cattivo. Ah sì, perché l'avrò copiato. Ok, sì, uno forse l'avrò copiato così. Ma perché non mi segnala l'errore allora? Vabbè. Non può essere anche che Ciro la copia incollata e si è scordato di togliere Eternal Penitent. Vabbè, è un unico Eternal Penitent, perché ora. Sì, ovviamente è un solo Eternal Penitent per questa gemma al momento. Sono fortissimi gli Achillus perché ti sparano un tiro abbondante di saturazione, la lancia è forte, la lancia da melee è ancora più forte e ti ammazza una Grisis. Ogni colpo che entra ti ammazza una Grisis. E verosimilmente, salvo droni scudo, te le ammazza di 3 più 3, fortissimo. Come truppe abbiamo messo una squadra di Prosecutor che sta indietro e due di sentinelle con lo scudo, perché a me piacciono di più con lo scudo rispetto alla lancia, perché sono armatura allo zero in cover, cioè i BP meno 2 li salvo al 2, è comunque abbastanza forte. Poi comunque a matchup ottimi contro Tau, a matchup ottimi contro qualsiasi cosa, tipo Sì. non mi viene in mente. Ah sì, No, forse sono contro AdMech, potrebbe sono stare contro meglio. Mac, sì, dai.
Penso che Custode sta al momento in un eventuale tier list sarebbe sicuramente tier S, se No, forse il no, no. primo tier S. Sicuramente no, sicuramente Tau e Custode stanno in S. Bisogna vedere se gli Eldar meritano un tier S. Purtroppo credo che i Drukhari siano scesi in A. Ormai poverini, anche perché prendono il cazzo fortissimo sia da Eldar che da Tau ora. Perché Sì, abbastanza. c'hanno E da Custodes? troppo indietro. Con Custode, guarda, se la giocano i Drukhari, eh. Verosimilmente non stanno Non messi. stanno messi, cioè non è autolus. Perché Assolutamente. non, comunque non spari così tanto da pulirmi prima che io riesca a fare dei trade positivi. Il problema è che vado in difficoltà in corpo a corpo perché tu non muori e o cazzo, oddio mi rispondi. E i Drukhari non sono abituati alla gente che gli risponde in corpo a corpo. Infatti, quello sì, infatti. Ok, poi che ci vediamo? Ne ho saltata una No, proprio a te. 11. Tieni, un'altra tua creatura, vai. Ok, qual è la Stampede? La Stampeade, che La tu mischia che scrivi stampo. Stampeade, ma si scrive Stampede. Stampede, no, ha scritto No, Stampede. nell'articolo oggi è scritto Stampeade. Vabbè, sì. L'autocorrect, forse, vabbè. Tieni. Comunque, questa è che mi ha dato tantissime soddisfazioni, la provo dall'anno scorso praticamente, da fine dicembre dell'anno scorso, mi ha dato un sacco di soddisfazioni, è molto forte, continua secondo me a essere forte nonostante l'inserimento nel meta dei Tau. Tau, perché semplicemente, ovviamente, se inizi, non stai messo. Se non inizi la partita in salita, però non è un autolose. Ho fatto un paio di partite contro Tau con questa lista, sia non iniziando, e fortunatamente sono andate sempre bene. È pensata esclusivamente per i layout GB, perché molti stanno giocando la lista con doppio o triplo sighted, che è fortissimo, assolutamente. Appena becchi un layout 2 con i scenici bloccati così Non davanti, c'entro, non non passi passa. più. Esatto, infatti, quindi a seconda di come il TO ti mette i scenici, se la disposizione dei scenici centrali, non passa. Che va benissimo, ma avere 235 punti per 3 di mostroni che comunque non sono mai oscurati, che comunque hanno armatura al 3 invece che al 2 come i Barbed, preferisco i Barbed. Almeno quello si mette un piedino là e ti sparo e sono 12 colpi e danno 2. E mi va benissimo intanto così. La lista è abbastanza. L'ho provato questo di qua dopo il rialzo dei Dimacron. E adesso, contando che ci sono i Tau, prima avrei giocato un Dimacron in meno, qualcosa tipo l'equip del tiranno un pochettino meno, e avrei messo due arpie. Sì, Però anche con. perché è un cantico della Divina Commedia il tiranno, tutto quello che c'ha. Sì, assolutamente, infatti. C'ha come si chiama? I Setting Talons, che sono le armi a danno 3. Le armi bland che gli danno più a caricare. Catalyst per dare fino a pena al 5. Un slow per fare avanzare e caricare, anche se non sempre lo faccio, salvo casi di estrema necessità. Il Carapace per avere meno 1 per essere ferito, che è ottimo, contando il fatto che io scelgo molto spesso la seconda psionica, quindi Ritual Interrogation. Questo tiranno, su una ventina di partite che ho fatto, non mi è mai morto. Tipo, Io ho traumatizzato Riccardo quando. Ah, hai preso Ritual? Cioè, hai preso Interrogation? Tieni i miei personaggi. Tieni. Tieni. Uccidili. No, non voglio uccidili. Uccidili o loro uccidono te. esatto, avresti potuto tipo anche metterli in un rider, il rider va sopra, dice Esatto. vabbè, se ne parla al terzo turno. La physiology per dare più forza e più danno, quindi comunque danno 4. Il tratto che gli dà più di 3 attacchi e il tratto extra che gli dà, scelgo un'unità, di solito sono o il Barbed o primo turno sempre le Hiveguard, e faccio binario per colpire. Lo Swarmlord
pezzo top, e adesso con i Vabbè, nuovi sono look, malati. col fatto che Hive Commander diventa uno stratagemma, veramente io andrò in giro un giorno, l'ho promesso a Riccardo, vado in giro un giorno col cazzo di fuori, praticamente, se è vera sta cosa, ho promesso, con i poteri che dà invulnerabile Ciao al Andrea. qua, onore. Molto è più di 3 attacchi, anche questo è molto molto forte, soprattutto che quando combatto 2 volte con il Dimagron. Ci sono 2 di guerrieri che danno più a colpire, che di solito appunto primo turno il tiranno fa abbinare tutto per colpire le guardie, i guerrieri faccio doppio uno per colpire ai roduli, ai Dimagron serve molto molto poco perché binano già per colpire, quindi sto benissimo così. E le guardie che sappiamo tutti che qua quanto fanno male. Da tiro forti, sicuramente, anche senza il Maleceptor. Sparo 2 volte, adesso vediamo come le ridurranno col codex nuovo. Secondo me adesso il top saranno le pirovore, che tipo non ne ho Ah, manco una. sicuramente, qualunque unità tu non abbia sarà quello il top, sappiamo. Cazzo, è difficile che Davide non ha qualcosa. Purtroppo tipo le pirovore non ne ho manco una. Ciro, era Poi due di ma. improbabile anche la roba Tau che ci fosse qualcosa Max, di io. forte che tu non avevi. Voilà. Max, io ho 8 cani Krut. Ehi, 8, Però non 12. adesso. Ma 8 già li avevo, non ne ho comprati. Comunque, i Dimagron che anche là in ottica layout GV saltano i terreni, vanno subito addosso. Questi si muovono di 12 più di 6 per 2 con lo Swarmlord, quindi già sono 24-30 pollici, contando un'avanzata di 3 3. abbastanza, più 2 di 6 della carica. Si coprono un bel range. Infatti, anche là, iniziando contro Tau, iniziando, sono arrivato sulle broadside. Ho caricato, ho slammato. Ho fatto lo slam Un breakthrough. dalle mortali. Sì, il breakthrough da 6 mortali. Quello, ovviamente, ho iniziato a salvare sui droni. Poi ho combattuto. Ho iniziato ad ammazzare. Ho fatto combattere nuovo e mi sono portato un'unità da 3 broadside e tipo boh, 6 droni, una cosa del genere. E da dire che bisogna e vedere si è se con un nuovo ripagata codex Buono così. il doppio movimento permetterà la carica, cosa che tutti i codex Ovviamente no. nuovi non stanno E permettendo. anche là, in quel caso non vado in giro col cazzo di fuori. Esatto. No, ma ovviamente non daranno. Non lo so, però la cosa peculiare era quella comunque. Cioè, No, muovo certo. 2 volte. Ma tutti gli eserciti avevano il fatto che muovo 2 volte, pure l'Eldar fa, ah, belle queste Windrider, cioè belle queste lance fuggenti, e te le lancia fortissimo. Secondo me, come lo stanno levando a tutti quanti, che se muovi 2 volte non carichi, penso lo leveranno pure a loro. Sì, là in quel caso il cazzo di fuori magari no. Magari solo la cappella Solo gli la manca. punta. Quando non ho messo le fisiologie ai Dimacheron, perché di solito si gioca in modo che se becchi un cavaliere imperiale lo ferisci al 3 invece che al 4, perché il Dimacheron ha forza 7 di base e va più 1, quindi il cavaliere lo ferisci al 4 binato con lo stratagemma magari, ma sempre al 4, invece con l'altro binato sei sicuro che te lo porti. Certo. Non ho sentito troppo la mancanza, anche perché fortunatamente nel meta non c'erano cavalieri in quel No, momento. infatti il Knight sono un po'. C'erano, ne ho beccato uno il primo turno che è iniziato pure, e fortunatamente la Volcano Lens non ha fatto show off, e è andata bene così. qual è l'alternativa a meno Forgeworld? No, forse WRPA? un Dimagron in meno, le armi del tiranno un pochettino meno forti, ma quelle che binano per ferire, e doppia pia, che WRPA. comunque sono 310 punti, perché sono 155 punti l'RP e l'1. Le RP sono pure forti, semplicemente perché è un non flyer, nel senso che comunque vola, ma non è un flyer. Quindi tiene gli obiettivi, c'ha 12 ferite, quindi conta 12 modelli. Muove di 30, quindi io il primo turno ti arrivo in faccia e ti faccio breakthrough. Di per sé non è forte forte come modello, ma passo sopra un modello e ti metto le mine spore. Ti metto le mine spore in modo che tu non ti puoi fermare più di un pollice e ti blocco gli Ti obiettivi, blocco gli diciamo. obiettivi, sì.
è forte, però il fatto è questo. Preferisco avere un Demogorgon vivo se non inizio contro Tau adesso. Ah, certo. Quindi le forti le cose sicuramente. Tiranidi, No, il tutta Tirani. la corpo a corpo. Abbastanza bilanciati in realtà, perché fra No, Barbet e Guardia perché gli Erodù le sparano, Geroduli eh. E sparano, anche le Hiveguard sparano, le beh. guardie sparano. Guardie sparano, gli Eroduli sparano al momento. Queste sono le alternative forti I guerrieri si da fanno le seghe, però vabbè. le guerriere servono là per tenere gli obiettivi dietro e dare più una Ed è colpire fatto. fino a colpire. Esatto, infatti. Poi ovviamente alcune volte gli Eroduli saranno troppo più avanti rispetto a dove sono i sinapsi, quindi non riesco a dare più uno, allora più uno lo do a colpire alle guardie. Il binario per colpirlo do agli Eroduli, ovviamente c'è un'alternanza, quindi le guardie sparano al 2, gli Eroduli binano per colpire e meno male si colpa. Comunque a Va me i bene. bar piacciono perché hanno armatura al 2 e comunque sparano 12 colpi contro e hanno due attacchi da corpo a corpo in meno, ma con lo stesso profilo rispetto a uno Sighted che ha due attacchi in più. E spara 3 di 6 colpi di lanciafiamme a danno 1, però. Quindi a me Barbet onestamente piacciono. No. Costano, sono tanti punti, Sì, però. però sono forti obiettivamente. Cioè, ce li Sì. valgono quei punti, dai. Assolutamente benedetti proprio sti Barbet, onestamente. Va bene, sono 11 in punto. La prossima volta ci facciamo il Mac e Drugari, sorelle. Drugari, sorelle, Andando. Deathwatch probabilmente. Sì, E poi Deathwatch. vediamo un po'. TS, Thousand Sons, sicuramente la dobbiamo aggiornare perché c'è ancora la lista con i Contemptor sulla pagina. Sì, è necessariamente purtroppo. E vabbè, poi vediamo cos'altro dobbiamo. Cioè, Anche mi è volendo stonato le cambiare. orecchie. Hanno chiesto il Cospis Marin. Hanno Eh sì, chiesto. completamente. È Andrea, è un po' speciale, Lo dai. so che Andrea. Guarda, c'è stato quello, la zuppona che è arrivata terza al Onda? secondo. Vedi sulla pagina, c'è Sulla nell'ultimo pagina. articolo. Esatto, sulla pagina c'è Il l'ultimo. Clutch City. Esatto, il Clutch City GT, un caos eroico che è arrivato Secondo. secondo. Esatto, infatti, anche perché su 110 giocatori non è un brutto Eh risultato. no. Ma voglio dire, anche la White Scar che È arrivato ha terzo su giocato 110 terzo, giocatori. cioè. E questi Sì, la sono West tutti. era al War of the Roses, È giusto? World of Roses. Sì. La Giocatori. White Scar a World of Roses. Ok, se quindi erano Al 50 clutch giocatori. è arrivato secondo Bobkov con una Esatto. zuppona di quel vecchio stile proprio. Un po' mappazzone, È un però. mappassone, però pare che funziona. Quindi. Poi Sì, giustamente vediamo, vediamo. probabilmente nessuno si ricorda più che cazzo fa il caos. Quindi, oddio, che è sta roba. Esattamente, infatti. Ok. Dobbiamo ricordare una cosa che non abbiamo detto inizio live perché siamo scordando. Ricordiamo il nostro. Esatto, ricordiamo il nostro fantastico sponsor Maremma War Games. Che poi noi diciamo sempre Maremma War Games, miniature, miniature. Però intanto non è che viene solo miniature, c'è anche tutta la parte hobbistica. Miniature, ovviamente, è tipo uno dei negozi più forniti d'Italia. Ma anche la parte hobbistica, tutti i colori, ma anche le valigette, io ho preso questa valigetta magnetica che è una figata allucinante, bellissima. Quindi trovate tutto sul sito Ah, l'hai www.maremmaworldgames.it. presa alla fine, lei case? No, non è case, Non questo è di qua case. è Mania Ah, ok, la rack. Rack. Sì. Bella, bella, molto bella, molto figa. Poi? E poi Ciro? Poi vi ricordiamo che no, il secondo di Derei ci sta. Vi ricordiamo che noi vestiamo Ninjersey, perché ovviamente se no Max si arrabbia per la pronuncia. Potete acquistare le vostre magliette, ve le fate personalizzare come volete, e con il codice sconto dai Sitters ovviamente otterrete anche il 10% di sconto. Oh, se vuoi tu puoi chiamarli Ninjersey, ma io ti chiamo Kiro da ora in poi. È facile. Ok. E va bene.
Ci sono ancora le carte in giro, su. Sì, vabbè, carte e dadi sono ancora disponibili, gli obiettivi sono stati bruciati, Obiettivi vi quindi siete mangiati. Carte e gli dadi. obiettivi li siete... Carte e dadi ancora disponibili, in quantità non troppo eccessive in realtà, quindi pure quelle stanno finendo. Se dovete averle, affrettatevi perché a parte poi esce il prossimo chapter. E vuoi i dadi da Seeders? Così puoi mangiarli? Esatto, infatti. Mangia i Aspetta, dadi. a proposito, cazzo, dimmi una cosa. Io mi ricordo sto flash di un vecchio White Dwarf che c'era un battle, un racconto di guerra di un tizio che giocava a Skaven Guarda come sono belli. e si mangiava i cosi di Warpietra. E sono belli. Il veggente No, 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 c'era proprio il giocatore Ah, che no, 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 non giocava ricordo proprio. questa cosa. Quindi non lo so, c'era proprio la foto di lui che si mangiava sta roba. No, 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 E non quindi ricordo era questa cosa. zucchero. La voglio. Allora, Oh, io... vuoi la Orpietra? Bene, poi ti esce il terzo braccio, non è colpa mia. Esistono, in realtà esistono anche i dadi di zucchero. Avevamo visti per Sì, farli sì. fare in modo che erano edibili, però. Per poterli mangiare, quello li tiri cazzo a Somnium. Sarà la prossima cosa che faremo dopo Sì. i Se no ci vomiti. troviamo una cioccolateria che ci faccia i cioccolatini a forma di dado. Con quello è bello da farla al torneo, bello e buono, tiri il dado, asso, prendi un Mangia. dado alla osetta e lo Eh sì, mangi ma il senza avversare uno cioccolatino, poi con sapper. l'aerografo fai la pittura bianca edibile, tiri dadi cioccolatini. Però Guarda che non... li devi tenere pochissimo in mano perché sennò si sciolgono all'istante. Quindi li prendi e li Come tiri così. infatti. Boh, Va ragazzi. bene, ragazzi. Buonanotte, è stato un piacere di pazzi. Ci vediamo settimana prossima, probabilmente con il continuo di Listen Tips. Se GV non ci fa sorprese questo weekend. Cioè, appena noi riusciamo a trovare a mettere le mani sul codex, vediamo li facciamo subito una live Ah, così certo, appena abbiamo il confermiamo Codex Titrani. se il codex è buono oppure no. Esattamente. Buonanotte, guys. Notte.